The Jungle è un accampamento spontaneo di migranti sulle sponde del fiume Isonzo nei pressi di Gorizia. È un luogo unico e speciale sospeso tra due culture. The Jungle è anche il titolo del film documentario di Christian Natoli, regista goriziano, che è nelle sale in queste settimane. Attraverso il lavoro di Elisa Menon, regista di teatro sociale, lo spettatore sarà proiettato in questa comunità e la scoprirà attraverso una performance teatrale, empatica e fuori dagli schemi. Lo ha intervistato per noi Veronica Rossi. Siamo qui con Christian Natoli, regista goriziano, attivo dal 2004, che ha fatto 5 documentari, 2 dei quali sono stati in gara ai David di Donatello, e oggi presenta il suo nuovo documentario The Jungle. Ciao! Di cosa parla questo documentario? The Jungle parla di questo luogo, un luogo un po' in sospeso, un po' particolare, che è una porzione di Isonzo che si trova vicino, anzi proprio a Gorizia, e in questa porzione di bosco sulle sponde dell'Isonzo stanno spesso dei migranti. Il tema del film di fatto è la visibilità e l'invisibilità dell'essere umano e anche un po' della sua, la sua dignità, diciamo. E il teatro ha il potere di poter dare visibilità alle persone che lo fanno. Il documentario parla di questo luogo e dell'incontro tra queste persone e Elisa Menon, che è una mia amica, regista e attrice teatrale. Quindi uno spettacolo che cosa realisticamente può fare? Se siamo bravi, se siamo molto bravi insieme, possiamo creare uno spazio nella testa delle persone per un pensiero diverso. Quindi quello che ha fatto il teatro sociale in questo film e che fa spesso è proprio quello di togliere un po' di nebbia da davanti a queste persone che di solito camminano intorno a noi come se fossero attorniate da una piccola nube e non riusciamo a vederle. Nel film è coinvolta anche la comunità goriziana comunque, giusto? Sì, Gorizia è una città molto particolare, di fatto se ne parla spesso molto male, ma in realtà è una città in cui la gente è molto aperta alla condivisione e anche all'inclusione.